Strano questo setup. Strano, dico, questo. Ma questo non ti serve. No, direi proprio che ce ne facciamo niente. Funziona quel microfono lì, così a lui lascio quello. Sì. Se no questo vale. Ogni volta che lo sposti. Sì, ottimo. Questo è mio. È già acceso, dice che è già acceso. Già acceso? Sì. Vabbè, iniziamo anche se c'è questa stradina buia che magari disincentiva a venire perché hanno chiuso la porta grande, per cui... Siamo innocenti perché appunto si pensava che mettessero qualche luce, qualcosa, comunque... Ma io ho chiesto che si faccia una cosa un po' settaria, sì. Volevo che fosse una cosa un po' tra di noi, quindi ho chiesto espressamente che si creassero degli ostacoli lungo la strada. Ah, fantastico, grazie. Vabbè, iniziamo comunque. Allora, siamo ovviamente felici di avere qua con noi Mauro Kovacic e... L'idea di chiamarlo all'interno degli incontri del Tocatì, che appunto si svolgeranno in questi tre giorni, all'inizio è nata semplicemente perché avevo letto un pezzo su Repubblica che parlava di questo nuovo libro, L'Esperimento, e del fatto che la protagonista era una ragazzina che doveva diventare campionessa di scacchi, quindi... All'inizio l'idea era questa, no? Mi sembrava un tema, dico, ma è un tema che può andare bene per il Tocatì. Mi prendo il libro e poi vediamo se è disponibile a venire. In realtà poi leggendo il libro mi sono accorta che quello che mi colpiva non era tanto il fatto che la trama fosse appunto questa storia di questa ragazzina che per volere del padre doveva diventare gran maestro di scacchi, ma... mi intortava questa, il punto di partenza del libro, che è l'idea di che cos'è il talento. Allora, il libro, poi chi di voi l'ha letto, chi di voi vorrà averlo, è la storia di questa ragazzina, di questa Gioia, che nasce con dei problemi di tetraplegia, per cui è in carrozzella, e il padre, proprio perché evidentemente viene affascinato da, guarda caso, da uno psicologo ungherese tale, adesso sbaglio la pronuncia, poi tu mi correggi, Polgar. Si convince che il talento non è una questione innata, ma è una questione di disciplina, di allenamento. E quindi vorrebbe provare sulle figlie, e alla fine soprattutto su questa figlia che avendo questo... diciamo questo handicap fisico è quella che rimane di fatto in casa e quindi ha più possibilità di allenarsi, decide di sperimentare se questa cosa è vera, che il talento non è innato ma si costruisce grazie a un forte allenamento. Allora, leggendo questo libro mi sono chiesta, no? Ma ecco, dal punto di vista etimologico il talento per i greci era un'unità di misura, infatti prima ne parlavamo. Era un'unità di misura che corrispondeva circa a 20 kg d'argento, ma soprattutto era il peso che una persona adulta era in grado di portarsi sulle spalle. Quindi c'è una relazione fortissima fra il talento e la tua capacità di
portare questo talento, di saperlo custodire e portare. E quindi, come dire, questa proiezione del padre, che poi ovviamente trasferisce i suoi sogni sulla figlia, ma anche questa verità che c'è dentro al senso del talento, mi intortava, mi piaceva, insomma. E quindi ho chiesto a Mauro se poteva su questo partire con una riflessione che di sicuro ha a che vedere del perché lui ha scelto questo tema per fare il libro, ma vorrei che anche lui provasse un po' a dirci, no, che cosa pensa del talento, perché hai scelto questo tema. Ma allora, intanto buonasera. Diciamo che è uno dei flussi che corrono dentro questo libro. Poi, come spesso succede, ed è giusto che succeda, il lettore dà maggiore importanza a cose che magari invece per me sono state meno significative. Non sono partito da lì, ecco questo, non sono partito da lì nella scrittura del libro. Però appunto, prima appunto mi ricordavi questa bella immagine del talanton, no? del peso, dell'unità di misura, del talento. Probabilmente Gioia, che è la protagonista di questo libro, noi la incontriamo sin dai primi capitoli, dal primo capitolo, è una ragazza di 26 anni, come diceva Chiara, che è diciamo, di fatto una campionessa di scacchi, per farla in breve, e si mantiene giocando scacchi in rete. Ci sono alcuni siti in rete dove si può giocare a scacchi a pagamento. Quindi a me piaceva anche provare a raccontare una, mettiamo le virgolette, una precaria un po' diversa, cioè una che si mantiene facendo questa attività, no? Questa era una delle cose. E indubbiamente Chiara, restando alla tua bella immagine, è rimasta schiacciata dal proprio talento, cioè il peso di questo talento che ha sulle spalle è troppo grande. È troppo grande. E io credo che una delle linee di sviluppo del libro siano proprio il processo di liberazione di Gioia dal proprio talento. Cioè, nel libro noi la incontriamo all'inizio, lei deve fare questo grande torneo, è rimasta senza padre, il padre ha costruito attorno a lei questo esperimento, che è quello che dà il titolo al libro, ovvero imitando un esperimento realmente accaduto di questo ungherese, come diceva Chiara, il padre di Gioia nella finzione aveva tre figlie, e le ha cresciute tutte e tre a pane e scacchi, solo questo per provare che il talento scacchistico non deriva, come siamo soliti pensare, da doti innate, ma può essere appreso, quindi può derivare, puoi diventare un campione di scacchi se ti applichi, quindi spirito di sacrificio, applicazione, studio, esercizio, possono portarti ad ottenere quei risultati che spesso vengono invece attribuiti a una dote innata. Con questo progetto, diciamo, psicologico, perché non a caso il padre di Gioia è uno psicologo oltre che uno scacchista, diciamo un amatore, lui prende le figlie e le cresce, le segrega di fatto e le cresce con questa idea. C'è una madre sullo sfondo, ma adesso non vi posso raccontare tutto il film e tutto il libro. Se non che, mentre le altre due figlie, avendo la possibilità di fuggire, fuggono non appena sono in grado di farlo, Gioia, che non è tetraplegica, nel senso che si muove abbastanza agevolmente con tutto il resto del corpo, ma ha un piccolo difetto che io non vorrei rilevare, che comunque le impedisce un certo movimento, si muove in prevalenza con le stampelle o con la sedia a rotelle, però ha una vita normale, una vita, come dire, piena di donna in tutti i sensi, sentimentale, erotica, è comunque più facilmente controllabile. E quindi
resta tra le grinfie del padre, e quindi mentre le altre due prendono una vita, vanno per la loro strada, questa ragazza poi diventa davvero una scacchista e una campionessa di scacchi, ma potremmo dire suo malgrado, nel senso che ha vissuto questi primi 26 anni anche dopo che il padre non c'è, che muore, di fatto in questa specie di gabbia che è l'immagine stessa che si è costruita, perché comunque è stata un po' plagiata dal padre, no? E quindi in effetti è una ragazza talentosa, e lei poi mette in discussione la questione che il talento sia appreso, perché poi, diciamo, adesso io non mi vorrei impelagare in discorsi, diciamo, troppo complicati per me, però è pur vero che col talento, diciamo, con l'applicazione, con l'esercizio, ci si avvicina all'eccellenza, però poi probabilmente servono delle doti che vengono da personali, e quindi, diciamo, l'esperimento del padre di Gioia, come era peraltro l'esperimento originario, quello reale, fallisce, diciamo. Quindi, diciamo, Gioia è rimasta vittima del proprio talento e ha, secondo me, una delle possibili linee del libro, perché c'è un altro pezzo del libro importante su cui magari torneremo, è che Gioia si emancipa dal proprio talento, tant'è vero che questo coincide con l'innamoramento, no? Nel libro molto presto, si può rivelare molto presto, proprio perché è un'attrazione, diventa quasi un'attrazione, diciamo, anche per la cronaca, questa ragazza che è super dotata negli scacchi e che sta sola a casa, viene avvicinata da un giovane giornalista che sta scrivendo un libro sulle grandi donne italiane, e quindi questo giornalista va più volte a casa della ragazza per farsi raccontare la sua vita e fare, diciamo, un ritratto di lei, e questa, in questo modo, la storia di lei viene raccontata, cioè nel libro la storia la si racconta attraverso le interviste che lui fa a lei, quindi sono solo domande e risposte, noi solo questo capiamo del pezzo che vi ho appena descritto del libro, perché il libro è fatto, è una specie di gioco a specchi. Questa è la prima parte, diciamo. Cosa succede? Succede che in questo momento in cui lei si avvicina a questo grande torneo di scacchi che potrebbe farla diventare Grand Master, grande maestro, che è il titolo più alto a cui possa ambire uno scacchista, Gioia comincia ad avere delle visioni, precipita in queste forme allucinatorie, che spesso sono anche giustificate da questioni proprio, diciamo, neuroscientifiche, nel senso che, vabbè, insomma, che i giocatori di scacchi che giocano questo tipo di scacchi breve, si chiama blitz chess o rapid chess, che dura 5 minuti, 3 minuti, sono delle forme di gioco di scacchi molto rapide, questo produce un eccesso di dopamina, e un eccesso grande di dopamina può provocare anche le allucinazioni. Sono casi, diciamo, riscontrati, provati dalla medicina. E lei quindi comincia ad avere queste allucinazioni. In queste allucinazioni vede un altro mondo, vede un'altra vita, che è una vita in cui, diciamo, i protagonisti sono sempre gli stessi, un re e una regina. Quindi un re e una regina che però conducono una vita normale, come dire, borghese. Lui è un tizio triste, segregato in casa, depresso, vestito come un rapper, con la tuta, il giubbotto, il cappellino, malato di psoriasi, depresso. La regina invece va a lavorare fuori, va in ufficio, ma non si sa dove va, prende lo scooter e va, e incontra vari personaggi, incontra gente che ho rovista nelle immondizie, statue viventi, nuovi voraci divoratori di sesso, quelli che si collegano online e poi hanno questi rapidi, diciamo, date, questi rapidi incontri. Insomma, Gioia vede nell'altra parte, diciamo, nelle allucinazioni, una strana scacchiera, verrebbe da dire, una scacchiera dove però questi pezzi di scacchi sono come noi, assomigliano in tutto per tutto a noi, sono delle persone, ecco. Io
poi smetto questa sbrodolante divagazione, diciamo, sbrodolosa divagazione. Io ero partito da questo, paradossalmente, da due, diciamo, suggestioni di partenza. La prima era che io volevo provare a raccontare ciò che mi stava accadendo attorno, ciò che ci sta accadendo attorno. Io vivo da molti anni a Roma, non sono romano, sono triestino, ma vivo da moltissimo tempo a Roma. Volevo provare a raccontare che cosa sta succedendo adesso a Roma, ma non diciamo in un modo piatto, realistico, diretto. Volevo trovare un altro modo, e questo modo l'ho trovato grazie alla mia esperienza personale. Cioè, io molto spesso vivo la sensazione non di agire, ma di essere agito, non di muovere come sulla scacchiera, ma di essere mosso. E io credo che questa sia una sensazione abbastanza diffusa, non so voi, ma insomma, sempre più spesso mi sembra di stare in un posto dove comunque faccio delle cose, vivo le mie cose, prendo le mie decisioni, telefono, però come se tutto questo fosse a sua volta ordito o governato o sovrainteso da un altro essere. Ma adesso non ne faccio una questione teologica. Prima a pranzo facevo un esempio molto più basso, il film Matrix. Non so se voi avete in mente il film Matrix, no? Nel film Matrix sono tutti convinti di vivere la loro vita reale e in realtà sono dentro un software, no? Poi scoprono che in realtà non sono, no? Poi Chiara citava Truman Show, no? Ecco, mentre Truman Show è solo lui la vittima, invece in Matrix sono proprio come se noi qua fossimo assolutamente tutti convinti di partecipare a un incontro letterario, e poi invece di colpo scoprissimo che c'è uno che clicca due volte, che clicca sulla finestrella e ci spegne, no? Ecco. Questa cosa io la sentivo molto forte, e in questa la metafora scacchistica, io sono un super mediocre giocatore di scacchi, rendeva bene l'idea, perché era come, ecco, essere un pezzo su una scacchiera, no? Cioè questa sensazione di essere mosso, come se ci fosse una grande mano che decide di farmi fare questa mossa. Io mi muovo nella città, però è come se questo passaggio, che ne so, da Parioli verso l'Esquilino sia una diagonale compiuta da un alfiere, per dire, adesso è la prima cosa che mi viene. Ecco. Allora, partendo da questa suggestione, ho dovuto trovare qualcuno che avesse questo genere di visioni, e sono arrivato a Gioia. Quindi Gioia paradossalmente è stato l'espediente per riuscire a raccontare il versante allucinatorio, pensa te. Sì, infatti il libro, un susseguirsi di capitoli, all'inizio proprio quasi in modo, no, dicevamo prima, in un capitolo si racconta Gioia e tutti i suoi allenamenti per diventare campionessa di scacchi e l'intervista che lei fa a questo ragazzo di cui si innamora, e nel capitolo successivo è il capitolo sulla fase allucinatoria, no? Fino circa a metà libro c'è, cioè, questo susseguirsi, poi questo schema si interrompe e il tutto si mescola, no? Per cui di fatto Gioia diventa l'occasione per parlare di queste allucinazioni, ma soprattutto per un tema che mi sembra è sempre presente nei tuoi libri, no? Che è questo della, cioè, cos'è la costruzione della propria identità, come si arriva, qual è la parte vera e qual è la parte invece in cui noi si recita e non si è noi stessi, che è un po' il tema che percorre i tuoi libri, in cui cerchi sempre poi di, come dire, c'è questa frase che tu dici in un'intervista, in cui dice: Céline diceva che il romanziere deve tenere il lettore sul ponte della nave a godersi il viaggio e mai farlo scendere nella sala macchine. Io invece amo proprio mostrare la sala macchine, mi piace che si veda al tempo stesso la storia e la vita di chi la scrive. Forse in questo libro hai proprio cercato di dare il massimo di questo, no? Perché c'è una mescolanza forte, e non so. Sì, no, giusto quello che dici. Diciamo che qui è ancora, qui è più rarefatta, diciamo, l'officina qui è più rarefatta, l'officina o la cucina, o appunto è più rarefatta, però in effetti si vede
insomma, alla fine la scrittura è una forma di rispecchiamento, no? E qui sulle prime sembra abbastanza chiaro chi guarda chi, e invece poi continuando nel libro non è più così chiaro, non si capisce più chi guarda chi, insomma, se è Gioia che sta guardando le allucinazioni oppure se sono le allucinazioni che stanno guardando lei, insomma, no? Se la storia del re e la regina è... Poi io appunto non vorrei svelare di più perché spero qualcuno se lo legga, ma in effetti non si capisce chi scrive la storia di chi nel libro, no? Esatto, e questo ha a che fare con la mia mania, insomma, non so, io ho sempre lavorato... ecco, questo che dicevi tu, mi piace interrogarmi su questo aspetto, che insomma è un aspetto che ho attraversato nei libri precedenti, che erano molto più autobiografici, non erano più autobiografici, erano più scopertamente autobiografici, perché questo lo è molto, però adottando vari escamotage di mascheramento, invece... Nei libri precedenti l'operazione è stata esattamente contraria, dove il protagonista si chiama, guarda caso, Mauro Kovacic, assomiglia in tutto per tutto a me, e quindi diciamo il lavoro era molto più mimetico. Però sì, qui mutatis mutandis lo si ritrova questo tipo di esercizio su qual è appunto la realtà e qual è la finzione, no? Per un buon pezzo sembra che la finzione sia l'altra e poi insomma così. Allora, io ho delle cose da dire sul gioco. Lo so, infatti. Allora, siccome poi continuiamo a parlare di realtà e finzione, qui siamo al festival appunto del gioco in strada, ecco, queste due parole sono parole ricche, no? di significato, di esperienza e di storia, no? E quindi in che modo poi anche la tua identità, visto che appare sempre come una ricerca faticosa anche nei tuoi libri, ecco, può essersi anche nel tempo formata grazie anche alle tue esperienze, diciamo, di gioco e di ricerca di identità proprio su quel fronte lì, no? Nel senso che poi i luoghi in cui noi cresciamo sono i luoghi in cui misuriamo la nostra capacità di adattarsi alla realtà, di superarla, di crearsi dei sogni, di farsi dei miti, di imparare ad integrare le parti più faticose. Quindi quanto di questo ti porti dentro e quanto ancora riconosci, quanto... Adesso questo non lo so, diciamo però che non ho mai pensato al fatto che il gioco possa aiutarmi a conoscere meglio me stesso, però non escludo che sia così. Però ecco, ragionando su questo discorso di realtà e finzione, quasi sempre, o comunque ci sono tanti i giochi in cui si fa finta, no? Si crea. Si recita una parte, no? Si fa finta di essere qualcuno. Molto banalmente, credo che lo facciano ancora adesso i bambini quando si giocava a calcio, pallacanestro, quello che era da bambini. Prima di cominciare la partita, ognuno era qualcuno, no? Facciamo che io ero Neskens, facciamo che tu eri Maradona. Cioè, c'è sempre la cosa dell'identificazione, no? Con l'altro, cioè con uno di cui reciti i panni, no? Di cui indossi i panni, di cui reciti la parte, no? Quindi c'è comunque questo elemento di finzione che poi nel gioco è così palese, però è come se insegnasse qualcosa a noi nella vita comune. Cioè, io ora sono davvero me stesso o sto recitando la parte di me stesso, no? C'è davvero una differenza tra essere se stessi e recitare una parte di se stessi? Cioè, posso io andare davvero in cerca di un nucleo di autenticità recondito dentro di me che non viene svelato a nessuno e che posso vantare come il vero me stesso che voi non vedete? Oppure io sono una serie di
autopresentazioni più o meno consapevoli, talvolta consapevoli come questa, invece più spesso casuali, involontarie, comunque in cui uno si presenta, no? E dice delle cose. Ecco, questa, voglio dire, questa domanda, che è una domanda che io non ho mai saputo risolvere, nel senso che è su questa domanda che ho scritto, credo, 4 libri, e di fatto è una domanda che ha molto, che sembra quasi essere molto prossima alla questione del gioco, no? Dell'indossare i panni, del recitare una parte, i giochi di ruolo, ma non semplicemente i giochi di ruolo, ma proprio, appunto, prima citavo dei giochi anche molto fisici, come il calcio, come la pallacanestro, dove comunque tu eri, no? Decidi di essere qualcuno. Ci sono gli scacchi nel libro, no? Benché siano sullo sfondo, perché appunto, come credo di aver detto, per me erano o un modo per provare a raccontare la realtà in questa forma allucinata, oppure erano, diciamo, l'ambiente di vita e di lavoro di questa ragazza donna. Quindi io li ho pensati non come una dimensione da inserire nel, diciamo, nel grande filone della letteratura scacchi, della letteratura sugli scacchi, ma immaginando che lei potesse, cioè che fungessero da appunto l'ambiente di lei, cioè come potrebbe essere, non so, la redazione di un giornale o la scuola o l'ambiente, lei, il suo ambiente è gli scacchi, lei cura una rubrica settimanale, si collega online e gioca la mattina con gli indiani o con gli orientali, la sera con gli americani e a seconda dei fusi orari, qualche volta guadagna 50 euro quando va bene, qualche volta quando va molto bene 100 euro al giorno e altre volte, questa, diciamo, è la sua vita. Tra l'altro questo è una forma di arrotondamento abbastanza diffusa, ho scoperto, di molti campioni, perché poi molti campioni adesso con la rete giocano anche in rete e si arrangiano anche così, perché insomma sono solo una crema, diciamo, degli scacchisti, può vivere del circuito professionistico, insomma, no? degli ingaggi e delle cose. Quindi qui il gioco aveva una funzione anche di, paradossalmente, di mestiere, però nello stesso tempo c'è un aspetto della scacchiera che secondo me diciamo non viene considerato o non abbastanza, e che rende bene l'idea della metafora della città, perché perlomeno a me è parsa come una specie di metafora parlante, perché come in una città, insomma, una grande città come Roma, dove tu hai l'impressione di poter, che la tua vita possa prendere infinite possibilità, possa prendere infinite strade, no? Possa combinarsi in infinite mosse, no? Cioè tu possa fare mille cose, però poi esattamente come sulla scacchiera, no? Pensate che sulla scacchiera dopo, cioè, alla prima mossa tu hai 400 possibilità, alla seconda ne hai 72.000, alla terza hai, mi sembra, 9 milioni di combinazioni possibili, alla terza mossa, 9 milioni di combinazioni possibili. Le combinazioni totali sono stimate di 10 alla 120esima, che è il numero stimato sempre, il numero degli elettroni nell'universo come quantità. Ecco, quindi è un numero che solo, diciamo, strettamente parlando non è matematicamente infinito, ma di fatto lo è, perché 10 alla 120esima, insomma, non è che sia, ecco. E un po' questo 10 alla 120esima uno ce l'ha nella sua vita, perché dice, vabbè, le combinazioni possono essere infinite, posso andare oggi per quella strada, posso andare per quell'altra, posso svegliarmi alle 8 e 10 o posso svegliarmi alle 5, posso prendere l'aereo, posso non prenderlo, posso prendere il motorino o andare in macchina, posso andare a piedi, posso ammalarmi, cioè infinite possibilità. Questa è la prima sensazione che hai. Però poi anche la vita è fatta di modelli, come gli scacchi. Le partite hanno dei modelli precisi. E poi alla fine la vita, per quanto sia fatta di infinite possibilità, tende a creare, insomma, non sono mai infinite le possibilità. Alla fine, insomma, o ti sposi
o non ti sposi, o ti sposi a 15 anni, o ti sposi a 35, o fai un figlio, non lo fai, ma non è che diventi Viola e ti vengono le pinne. Questo non ti verrà mai. Cioè, sembrano infinite le possibilità, ma non sono infinite.